È il miracolo delle cosiddette nanotecnologie. C'è infatti chi progetta computer delle dimensioni di una molecola. Nanotecnologie. Beh, certe volte si può fare un po' confusione. Il prefisso nano indica che ci muoviamo nell'ordine di grandezza dei nanometri. Un nanometro equivale a un miliardesimo di metro, o ciò che è lo stesso, un milionesimo di millimetro. Immaginate delle pinzette piccolissime con le quali potremo, spostando gli atomi in modo appropriato, trasformare un pezzo di carbone in un diamante. Ecco, ovviamente non abusatene, altrimenti il solitario, che con tanti sacrifici avete regalato a vostra moglie, non varrà più di un pezzo di carbone. Sarà possibile trasformare i rifiuti in materie prime, oppure curare le malattie grazie a nanorobot, che inseriti nel nostro corpo toglieranno i tessuti malati una cellula per volta. E di computer? Avranno la dimensione della capocchia di uno spillo, ma saranno mille volte più potenti. Beh, certo, saranno computer molto, ma molto diversi. Noi possiamo cercare di rimpicciolire sempre di più i nostri computer, ma c'è un limite. Per questo i ricercatori stanno prendendo spunto dai sistemi come il cervello umano e altri sistemi biologici. Si sta iniziando a impiantare neuroni su chip di silicio.